spettacolo. Forse riuscite a capire di che moto parlo? Eccola. No, scherzo, non è questa. Quella lì, l'ho appena accesa. Andiamo a farci un giro con la Kajiwa Mito. Buongiorno a tutti amici. Come avete visto già in precedenza, sto uscendo con la Kajiwa Mito oggi. Come vi ricordo, questa moto è completamente originale, solo ripotenziata. Ebbene, oggi la porterò in montagna, quindi vedremo un po' come si comporta tra le curve e i tornanti di montagna. La destinazione è Campo Catino. Ah, eccoci finalmente a Campo Catino. E adesso saliamo su. Per strada probabilmente parlerò poco, mi concentro un po' sulla guida di questa moto. Magari ogni tanto vi spiego qualcosa. Mamma mia ragazzi, mi ero dimenticato dell'agilità di questa moto. Scende giù da sola. E saliamo in vetta. Ma sentitela. Comunque mi fa veramente strano ritornare a due tempi. La cosa strana a due tempi è che non hai il freno motore. Quindi quando lasci il gas prima della curva, la moto non rallenta, rimane su quella velocità. Vediamo se abbiamo una ginocchiata qua. Eccola, e dai. Cioè si infila nelle curve come una saetta. Che spettacolo. E nei cambi di direzione, mamma mia che roba ragazzi. Da sola nelle curve ragazzi, che spettacolo. Mi fa veramente strano piegare con questa moto, perché al minimo spostamento di peso la moto scende in piega, ma in una maniera pazzesca proprio. Delle volte scende talmente veloce che sembra che non ha controllo. Ma che spettacolo. Nei cambi di direzione è velocissima. Una cosa così a 16 anni è veramente fighissima. Altro che monopattini elettrici e auto, le bici e moto elettriche, ma che cavolo andiamo dicendo ragazzi? Il 125 due tempi è secondo me uno dei mezzi più divertenti a 16 anni. È pazzesco ragazzi, è pazzesco. Cioè me la sto facendo tutta col ginocchio a terra. E poi mi vengono a dire la moto elettrica sarà il futuro. Mandato a cagare. Ehi, ma è del mestiere questo? Che spettacolo!
scende. È una cosa pazzesca. Mi dispiace solo che qui purtroppo a Campocatino la salita è così, è veramente salita. Quindi ovviamente essendo un 125 con me che peso con la tuta 100 kg, diciamo che li sente, ecco. Mamma mia che spettacolo! Che spettacolo la mente, ragazzi! Come vi dicevo, non ha freno motore, quindi bisogna saperci entrare un po' nelle curve, perché la moto al solo lasciare dell'acceleratore non rallenta. Ma veramente voi volete comprare moto elettriche? Non sapete che ve perdete, ragazzi. Guardate qua, Kajiva Mito Evo 125 del 2004. La cosa bella è che oggi questa moto mi ha fatto tornare indietro di almeno 10 anni. È spettacolare, agile nei cambi di direzione e veloce sul dritto. L'accelerazione è veramente fenomenale. L'unica pecca è un po' la frenata sul posteriore, che è leggermente debole, cioè bisogna pigiare un bel po' per farla rallentare sul posteriore, ma sull'anteriore poi con questo disco a margherita è veramente mordente e frena. No! Mamma mia! Che spettacolo il due tempi, ragazzi! Bene ragazzi, questo video finisce qui, ci vediamo nel prossimo video, ciao!